Canto da penteso mia, canto in pizzinia, sa che terra de capizza, e so scanto de zizi e pazzola, ascolta io. Canto da penteso mia, canto in logo d'oro, stillo de su coro ballo, da Isaoghe de Maria. Canto da penteso mia, canto di aisa cavalcata in processione, so scostume de so sardo so, con tiu barore. Siamo stasera qui al Cinema Il Nuovo alla Spezia per la presentazione del film di cinema d'autore A Sandira del regista italiano Salvatore Mereo. Questo film è parte da un romanzo. Salvatore, parlaci di come è nata questa idea del film. Sì, allora, il film è tratto da un libro di Giulio Angioni che è uscito con Sellerio nel 2004. E racconta la storia di una famiglia, una famiglia atipica che cerca di costruire un'avventura turistica con l'idea che si possa creare profitto mettendo in scena la vita di un vecchio pastore. E il vecchio pastore, che nel film è Gavino Ledda, è il padre di un ragazzo che anni prima è andato via in Germania e che viene, come dire, irretito da lui, dalla sua nuora. Questa avventura non ci sta molto a lasciarsi trascinare, perché crede che quel mestiere sia una cosa seria, quella cosa che gli ha dato sempre da vivere, per cui resiste a questo invito finché non si fa convincere, più che altro per amore del figlio e perché in qualche modo la nuora lo coinvolge usando anche l'arma della seduzione. E questa avventura comincia, ha un epilogo tragico, e però dietro questo racconto c'è poi la storia della trasformazione della Sardegna in questi ultimi 20 anni, ma di tutti quei luoghi periferici dove si è in qualche modo saccheggiata la tradizione. La si è utilizzata in modo improprio per cercare una scorciatoia verso un profitto facile. Questo è un po' la storia di questo film ed è, credo, anche la ragione che mi ha spinto a farlo. Il cinema italiano sta vivendo un momento forte, non solo per il Covid, ma anche, diciamo, artisti in movimento e soprattutto giovani che emergono, e non tutti, ecco, scelgono un romanzo per partire, quindi qui è stato unito il cinema anche alla letteratura. E proprio la scelta della Sardegna, perché al di là appunto che è una terra di tradizioni, anche per il momento politico che viviamo, c'è una domanda un po', quindi usciamo fuori dalla letteratura. Guarda, io in realtà non mi sono mai schiodato dalla Sardegna, perché ho trovato il modo di ambientarci tutti i film, perché è il luogo dove sono cresciuto, dove sono nato e dove continuo a vivere, per cui parto sempre dall'idea che si possa raccontare bene una storia se il mondo che si sta evocando lo si conosce, anche quando appunto hai a che fare con la finzione, come il cinema pretende e prevede. Quindi io so raccontare solo luogo in cui sono cresciuto, insomma. E la letteratura è un vantaggio, ma è un vantaggio apparente. Uno, come dire, sceglie un libro perché ritiene che il libro ovviamente ti consegna una storia già scritta da altri, con dei caratteri, un intreccio dei personaggi,
Però dico, è un vantaggio apparente, perché poi il libro è una cosa, il film un'altra, e nel momento in cui si comincia il lavoro vero e proprio dell'adattamento, capisci quanto può essere grande la differenza e quanto tu sia costretto in qualche modo a reinventarlo per non farne una semplice illustrazione che non servirebbe a nessuno. Ovviamente l'ambizione massima è quella che, partendo da una storia anche legata a un luogo riconoscibile, si possa arrivare a tutti. Quindi, soprattutto per questo film, ma il discorso vale anche per gli altri, credo che sarebbe, soprattutto per il lavoro fatto, per il romanzo che c'è dietro, sarebbe inesatto declinarlo soltanto come un film sacro. Credo che è un film che possa arrivare a tutti. Il cinema italiano, si è sempre parlato di un momento difficile del cinema italiano, forse hanno cominciato a parlarne già all'indomani della sua nascita, però poi di fatto il cinema italiano risorge sempre, o forse non è mai perito. Ci sono state stagioni più o meno felici, e oggi credo che viviamo una stagione felice. Basta guardare retrospettivamente, nonostante quest'annata sia stata funestata da questa emergenza sanitaria, comunque si sono prodotti dei grandi film in Italia, dei film molto importanti, alcuni dei quali hanno preso importanti premi in festival internazionali, per cui, ecco, se dovessimo fare un tagliando, mi sembra che il cinema italiano è in ottima salute. Il problema è semmai trovare il modo di avvicinarlo agli spettatori, che nel frattempo, un po' per l'emergenza, un po' perché sono cambiati i modi di fruire un film, non hanno più, diciamo, non sono più in numero tale da, come dire, da, apparentemente da giustificare la nascita e la produzione di un film. Quindi ora fare questo discorso nell'arte di un cinema è importantissimo, perché io, come dicevo prima, ritengo che i film vadano visti fino a tutto il grande schermo. Non credo a questa fandonia delle piattaforme, che peraltro non danno numeri onestamente incoraggianti. Certo, c'è una trasmigrazione generale verso la serie, a danno forse del modo di raccontare del film classico, ma anche questa è una cosa che, come dire, non dico debba essere corretta o contenuta, perché sono due modi di raccontare completamente diversi, però certamente bisogna fare in modo che lo spettatore venga educato fin da piccolo e si possa, come avviene in paesi cinematograficamente civili come la Francia, bisogna tirarli su da quando sono ragazzi nelle scuole. È una cosa che l'Italia non fa, perché quelli saranno gli spettatori di domani. Benissimo. Ho accennato prima di politica, perché in questo film si parla di un pastore, no? La pastorizia è una tradizione, ma non è una tradizione solo per il mondo sardo, no? L'Italia deve recuperare questi valori. Oggi un po' si sentono minacciati, non è il Covid, si sentono minacciati proprio, ti dicevo, di politica, perché far risorgere l'agricoltura e la cultura della passione diventa un po' una difficoltà, se si dà poi, diciamo, libero accesso a quello che altre forme di industrializzazione, di globalizzazione, che hanno distrutto queste tradizioni. Invece il tuo cinema, dico tra virgolette, però gran parte del cinema italiano invece vuole recuperare quelle che sono le vecchie tradizioni, anche le vecchie forme di lavoro, per dare quindi un messaggio di speranza ai giovani, no? Che anche attraverso le tradizioni si può sviluppare qualcosa di nuovo. Ma guarda, io al riguardo onestamente non ho, come dire, delle formule, delle ricette, posso solo, come dire, portare anche dentro il racconto quella che è la mia esperienza di vita. È vero, c'è stato un grandissimo fenomeno di abbandono dei saperi, dei mestieri tradizionali, e quindi anche della campagna, però adesso, in un momento di forse di smarrimento come quello che stiamo vivendo, dove si sono persi anche dei punti di riferimento, mi pare che ci sia anche da parte di alcuni giovani un ritorno verso la campagna, verso i saperi tradizionali, anche perché è stato recuperato il valore di
questo tipo di attività che oggi addirittura viene, come dire, soprattutto nella commercializzazione dei prodotti viene venduta come qualcosa di estremamente prezioso. E, però se che il cinema, come dire, possa indicare la via, questo non lo so, io credo che il cinema sia una finestra sul mondo, racconta il mondo in tutte le sue possibili sfaccettature, non so se è in grado di dare risposte, al limite pone delle domande. Questo tuo film vuoi portarlo anche all'estero, diciamo che sia visibile anche fuori? Quello che voglio fare io, come dire, conta poco. Quando tu hai fatto un film, il film deve poter andare con le sue gambe. Il film è stato tenuto a battesimo a Venezia, che è un festival internazionale che sì, si fa in Italia, ma come dire, ospita i film che arrivano da tutto il mondo. La scorsa settimana era ad Haifa, che il più grosso festival si fa in Israele. Se avrà, diciamo, la buona sorte che hanno avuto i miei film precedenti, spero raggiunga un certo numero di festival in giro per il mondo, come è avvenuto per gli altri miei lavori. Certo, oggi tutto questo è falsato un po' da questa pandemia. I festival non si fanno più, se pensi che è saltato un festival importante come il Festival di Cannes e non si ha certezza di cosa ci sarà per il futuro. È chiaro che il percorso dei film, soprattutto anche piccoli produttivamente come questo, è certamente accidentato. Quindi non ti so dire cosa accadrà, c'è solo da sperare che possa andare come gli altri. Vi invitiamo a venire al cinema, ecco, a vedere, ecco, facciamo un discorso non solo attraverso il tuo film, come regista italiano in generale, il nostro invito è anche venire al cinema a vedere i film, quindi non vedere... Io credo che l'esperienza della sala sia insostituibile, è un luogo dove si vive, si consuma un rito, che è altra cosa dalla visione in solitudine che si può fare a casa. La bellezza dell'andare al cinema è condividere questa esperienza con altri, discuterne, lasciare che maturi dentro di noi quando il film è buono. E tutto questo a casa è anche molto difficile farlo, perché sei distratto da mille cose, per cui la stessa fruizione di un lavoro che è il frutto di un pensiero di un'equipe rischia di essere in qualche modo vanificata. È come vedere un animale al circo, in gabbia, non è la stessa cosa che vederlo nel suo luogo naturale. Per chi non cogliesse questa similitudine, invito a far riflettere sulla differenza che c'è tra vedere uno spettacolo sportivo in uno stadio e vederselo a casa. C'è una gran bella differenza. Un'altra domanda un po' più, ecco, che riguarda come italiano, perché il cinema italiano è importante, perché vedere un film italiano ha un suo valore? Beh, io dico che ha un valore in sé vedere i film, perché i film, come dire, sono uno strumento formidabile per la crescita di uno spirito, di una consapevolezza sul mondo. È chiaro che poi sapere cosa accade nel tuo paese è importantissimo. E come dicevamo prima, oggi in Italia esistono degli autori, ma ci sono sempre stati, che hanno dato prova di saper raccontare benissimo questo paese e lo fanno tra l'altro senza filtri, per cui farsi un'idea su una qualsiasi questione anche attraverso il confronto con un film non è come mai svilupparla semplicemente confrontandoci con quello che la televisione o i giornali ci passano. È un elemento fondamentale nella formazione di un individuo, la fruizione di un film, e quindi non va assolutamente in alcun modo persa. Quindi ci aspettiamo, ecco, un messaggio anche di speranza attraverso il tuo film, quindi, perché parliamo di etiche e di valori, e che si possa continuare ad andare al cinema. Quindi che questa emergenza Covid non ostacoli, diciamo, le proiezioni. Grazie, Salvatore. Grazie.
canto da pintesu mia, canto in pizzinia, sa che terra de gabizza, e so scanto de zizi e pazzola, ascolta io. Audio Jungle.